È una corsa contro il tempo a Genova per evitare che aumentino le proporzioni del disastro ambientale causato dal greggio riversatosi nei torrenti Fegino e Polcevera a seguito della rottura di una tubatura dell'oleodotto che collega il porto petroli della città alla raffineria Iplom di Busalla. Si teme infatti che l'arrivo della pioggia, prevista nel fine settimana, rallenti gli interventi di bonifica e trascini in mare i circa 600 metri cubi di greggio che da domenica sera hanno già inquinato i due corsi d'acqua. C'era questa esalazione di questo odore acre, avevamo paura anche facesse male di svenire, proprio una paura terribile, terribile, terribile. L'azienda Iplom è intervenuta per contenere il danno provocato, sistemando alcune barriere di panne assorbenti e rimuovendo poi il greggio con mezzi di autospurgo. Successivamente si proseguirà con la pulizia delle sponde e dei terreni circostanti. Malgrado la situazione sia costantemente monitorata da parte della Protezione Civile, alcune chiazze oleose hanno già raggiunto il mare, spinte dal vento e dalle correnti, sfuggendo alle barriere assorbenti. Si punta quindi a rafforzare gli interventi di bonifica che potrebbero tuttavia complicarsi a causa della perturbazione imminente e tra i residenti cresce la preoccupazione. E adesso chissà, questo inquinamento peggiorerà tutta la situazione di Genova, penso, perché andando nel Polcevera poi va a finire in mare, se non bonificano subito addio estate, addio bagni.